demonizzata è una parola che potrebbe trarre in inganno e potrebbe solleticare una sorta di resistenza da parte degli Quindi però imprenditori. l'impresa fa sempre scopo di lucro nello No, statuto. no, è semplicemente un'evoluzione del fare business. Rimane sempre di base che una società benefit nasce con l'intento di creare valore e di produrre utili. I soci investono un capitale sociale, investono il famoso equity per creare utile, per creare valore. Cosa c'è in aggiunta? Diciamo che potremmo definirla l'evoluzione del fare business, nel senso che l'imprenditore, in quanto promotore di un'impresa, in quanto promotore di qualcosa, di un progetto che crea valore, non lo crea solo per se stesso o per i soci, ma crea anche un impatto all'interno del territorio in cui è inserita l'impresa. E diciamo questa è l'evoluzione, Una perché ricaduta, quindi una ricaduta sul significa. territorio, una ricaduta. Esattamente, un benefit, si chiamano bene, sono state chiamate benefit perché si voleva dare rilevanza a quello che è il beneficio comune. Chiaramente, anzi, è importante perché è stata istituita, è stata promossa con la legge di stabilità del 2016 2016. 2016 e è veramente una nuova formula di società, quindi Quindi è cambio. prevista Cambia lo giuridicamente. statuto, quindi cambia qualcosa nello statuto. Allora sì, tra i requisiti per diventare società benefit c'è anche la variazione dello statuto, comunque c'è l'obbligo di dichiarare da parte dell'impresa, dell'imprenditore, all'interno dell'oggetto sociale, quindi quello che è il beneficio comune perseguito. Laddove l'impresa, non so, dichiari ad esempio che vuole partecipare alla promozione dell'istruzione della comunità di bambini stranieri del proprio territorio dove è inserito, deve andare a inserire nell'oggetto sociale dell'impresa, quindi eventualmente se necessario anche la modifica dello statuto, che intende contribuire all'istruzione di coloro che fanno parte della comunità. Leggo.